del territorio e la promozione dei suoi prodotti. Il tema che abbiamo scelto per questa sera è ecologia, turismo, sviluppo sostenibile, riciclo e riuso nella filiera agroalimentare. Buonasera Sindaco. Buonasera e benvenuti a tutti, un appuntamento che si rinnova come è stato appena detto. Quindi bisognerà avere il coraggio politico di fare delle scelte che a volte possono essere anche non condivise dalla totalità della popolazione siciliana. Dobbiamo intanto dare il nostro contributo anche come singoli cittadini, cioè tornare un po' a fare come si faceva tanti anni fa, a non sprecare nulla. È così, perché non dobbiamo creare, questo probabilmente verrà fuori anche dopo nell'ambito della discussione, quelle filiere secondarie di riutilizzo, di riuso, che ci consenta di ottenere per esempio la bioplastica dalle bucce di patate. E ci sono tanti elementi virtuosi, e per fare questo e quindi dare anche lavoro, sviluppo, economia, bisogna puntare sugli impiantisti. Il sindaco diceva alcune cose sui rifiuti, io non voglio riprendere, penso che, non so se questa sera si aprirà un dibattito o se è il caso, io sono uno di quelli convinto che bisognerebbe fare un'iniziativa ogni paese sui rifiuti, coinvolgendo tutti i cittadini, perché il tema dei rifiuti è un tema talmente complesso e che riguarda ognuno di noi che è necessario parlare con tutti, non è una cosa che tu fai e resta, perché è anche un tema culturale il tema dei rifiuti, non è un patto, parliamo solo della carta o delle cose, è un tema culturale. Se vai in Svizzera non trovi neanche mozzarella di sigaretta per strada. Se oggi vedevo la televisione che questo di Mare Pulito hanno raccolto nei locali bellissimi della Sicilia centinaia, migliaia, milioni di mozzarella di sigaretta. Che il rifiuto diventa veramente una battaglia politica, maggioranza e minoranza, non c'è niente, i rifiuti sono per tutti, che un covale si troverà lo stesso problema. L'abbiamo visto in tutti i comuni, sono cambiate le amministrazioni e torna e succede la stessa cosa, quindi bisognerebbe trovare un'unità di massima molto forte su questo per coinvolgere tutti i cittadini e fare questo tipo di passo. Noi abbiamo voluto inserire questo elemento per farlo diventare. Però l'agricoltura di per sé è virtuosa perché è un settore che secondo degli schemi di, diciamo così, progettuali di trattamento dei rifiuti rappresenta il settore che riceve, come dire, sottoprodotti, prodotti di, che derivano dal trattamento di rifiuti. Pensiamo per esempio all'utilizzo delle acque reflue trattate, depurate per irrigazione. In Sicilia ci sono degli esempi, c'è in particolare un esempio importante in provincia di Catania di un impianto di fitodepurazione di acque, chiaramente a sostegno poi della depurazione primaria che comunque esiste sempre, ma con un abbattimento successivo della carica microbica, della carica inquinante delle acque, parlo del comune di San Michele di Ganzaria in provincia di Catania, dove queste acque con impianti di fitodepurazione, quindi che hanno un impatto anche visivo, non forte, vengono utilizzate poi per l'irrigazione, per esempio. Le questioni di cui stiamo parlando sono questioni di tipo culturale, questo l'ha detto Teodoro all'inizio. Io sono molto d'accordo, il cambiamento oggi in Italia e nel mondo è di tipo culturale. A livello di gioiosa marea, per dire, noi siamo gioiosa marea e nel nostro piccolo possiamo essere una città intelligente. Ecco, a me mi piacerebbe che l'anno prossimo, come una piccola sezione di gioiosa gustosa, ci fosse gioiosa intelligente, che è gioiosa, che è intelligente nello gestire il ciclo dei rifiuti. Gioiosa che è intelligente nel gestire quello che può portare l'agricoltura, tutte cose che hanno detto loro dal punto di vista energetico, dal punto di vista della filiera agroalimentare e dal punto di vista ambientale. Più adulti siamo e più poche speranze ci stanno. Con i bambini no, le cose bisogna dirsele francamente, perché poi ci piace e stiamo così, poi ci andiamo a mangiare la pizzetta e buttiamo la carta per terra. Ok? Allora io naturalmente sto estremizzando perché poi in realtà non è così, però fatemi estremizzare. Con i bambini è una questione stupenda. Quando tu discuti di certe cose con i bambini acquisiscono quel linguaggio, quel lessico e quella roba lì diventa automaticamente, diciamo, modo loro di essere, di pensare e di fare. E quelle cose lì i bambini li portano nelle famiglie.
Guardate, anche qui sono cose vere che fatte, che, sulle quali ho lavorato, sulle tecnologie, su questi temi. Le cose cambiano. Bambini prima elementare che non sanno ancora scrivere, fanno il pupazzetto di Natale, lo consegnano alla preside e dicono: preside, questo è il nostro pupazzetto ben fatto. Perché hanno cominciato a capire come concetto il concetto di una cosa fatta bene. Il tema dei servizi pubblici essenziali, dallo smaltimento dei rifiuti alla cura dell'ambiente, alla fine ruotano attorno alla prospettiva di crescita economica, sociale, di benessere, di sviluppo che vogliamo per questa regione. Questo ragionamento di fondo non c'è. Allora io, in pillole, rispettando i tempi compatibili per la serata in famiglia, credo che noi dovremmo rilanciare un modello di sviluppo in Sicilia che valorizzi davvero a fondo le straordinarie ricchezze del turismo fatto tutto l'anno, turismo culturale, del nostro straordinario patrimonio di beni culturali, l'enogastronomia, l'agricoltura, quindi diciamo riassumo, quando dico agricoltura e enogastronomia ci metto dentro anche l'ambiente in tutto questo, quindi diciamo, quattro parole, diciamo turismo, cultura, agricoltura, ambiente, ecco attorno a queste quattro parole io penso che noi dobbiamo elaborare un progetto di crescita, di sviluppo, di futuro per la nostra regione, investendo quei fondi di cui si parlava prima, non solo i fondi del piano di sviluppo rurale 2014-2020, siamo già in ritardo di 2 anni, per cui presumibilmente diventerà 2022, cioè parliamo del futuro della nostra Sicilia. Se lo spazzino pulisce bene la strada è pulita, se l'architetto e il muratore fanno bene il ponte non cade, guardate cose semplici che ognuno di voi ha sperimentato. La differenza che fa andare in un ospedale e trovare un medico e un infermiere coscienzioso e serio, o andare in un ospedale e trovare un medico e un infermiere che non sono né coscienziosi né seri. C'è, in taluni casi c'è la differenza tra la vita e la morte, semplicemente per il modo in cui ciascuno cerca di fare le cose che deve fare.